Finalmente dal 3 al 6 ottobre torna la 27esima fiera del fungo porcino di Albareto, la fiera più gustosa, unica in Italia, riconosciuta IGP. 4 giorni di mercati, mostre, dibattiti, gite a cavallo, stand gastronomici, degustazioni e tanto divertimento. Venerdì 4 cena al Palafungo e balli con la Gatti Matti Band e i DJ. Sabato 5 spettacoli musicali e a seguire Alter Ego Band e i DJ. Domenica 6 Jeep fuoristrada, camminata e piano bar. 27esima fiera del fungo porcino di Albareto, 3, 4, 5 e 6 ottobre ad Albareto Parma. Programma completo su fieradialbareto.it. L'associazione turistica Proloco di Borgo Taro vi invita alla 29esima Sagra della Castagna. Domenica 13 ottobre dalle 9.30 nel centro storico del capoluogo valtarese, mercato tematico d'autunno. Prodotti tipici, esposizione di arte rustica ed eventi collaterali. Alle 11 in piazza Manara, degustazione di prodotti tipici a base di castagne, vendita di caldarroste, castagnaccio e frittelle di castagne. Musica popolare, spettacoli e giochi allieteranno il pomeriggio. Domenica 13 ottobre Borgo Taro vi aspetta per festeggiare la Regina dei Boschi. Il professor Aurelio Marusi ci ha lasciato a 91 anni. Nato a Parma il 23 maggio del 1933, ha esercitato la professione di medico condotto dopo aver conseguito la laurea in ostetricia e ginecologia veterinaria presso l'Università degli Studi di Parma. Stimato veterinario, è stato un medico molto attento ed apprezzato dai proprietari degli animali per la sua competenza e scrupolosità. Dopo aver ottenuto la cattedra di ostetricia e ginecologia veterinaria presso l'Università di Parma, ha svolto per tanti anni il suo incarico con grande passione e professionalità. Molto amato e considerato dai suoi studenti non solo per la sua esperienza, ma anche per la disponibilità e la dedizione con le quali ha saputo trasmettere il suo sapere. Stabilitosi a Borgo Taro nel 1970, dopo aver vinto il concorso come medico veterinario condotto nel circondario dell'Alta Valtaro e Valceno, ha sposato Adua Viotti, che è stata professoressa di musica presso la Scuola Media Statale Manara di Borgo Taro e stimata maestra della banda locale. Il professor Marusi era anche profondamente legato ai suoi figli Alessandra e Marcello e gli adorati nipoti. Esperto di grandi animali, nell'arco degli anni ha condotto studi, scritto articoli e pubblicato diversi testi che continuano ad essere di grande interesse scientifico. È stato inoltre relatore di convegni internazionali di altissimo livello. I suoi studi sul territorio, unitamente al suo impegno professionale, hanno dimostrato la necessità di dotare il macello di Borgo Taro, che fino ad allora ne era privo, di un adeguato impianto di depurazione, persuadendo gli amministratori locali a stanziare fondi per costruirlo. Gli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi presso la residenza Selene Conti di Borgo Taro e chi gli faceva visita lo trovava spesso con un libro in mano, intento a rileggere i suoi scritti giovanili che lo hanno accompagnato fino al termine della sua vita. I funerali si celebreranno domani, sabato 5 ottobre alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino. Ai familiari del professor Aurelio Marusi vanno le nostre più sentite condoglianze.